Ciao ragazzi, come alcuni di voi sanno, ho una grande passione per gli occhiali da sole e quindi ho deciso di condividere con voi i tre numeri magici che servono quando andate a comprare gli occhiali, che sia in un mercatino vintage, in un negozio fisico o online. Ed è proprio questo il caso specifico in cui vi serviranno veramente, veramente tanto. Questi numeri magici vi salveranno la vita. Perché? Perché di occhiali ce ne sono una marea e quando soprattutto compriamo online non possiamo provarli gli occhiali, quindi dobbiamo ordinarli, aspettare che arrivino e poi magari rimandarli indietro. Invece, sapendo questi tre numeri, possiamo togliere molti dei dubbi che possiamo avere sulla grandezza della lente, se ci calza bene l'asticella, se l'occhiale poggia o meno sulle nostre guance. E quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ho la vostra attenzione? Di cosa stiamo parlando? Di occhiali. No. Occhiali. Neanche. Occhiali. No. Molto meglio. Stavo dicendo, sono tre numeri e sono solitamente nell'asticella che troviamo a sinistra. Ed è questa qui. Si riesce a vedere? Vedete questa stringa di codice? Ecco, in questa sequenza di numeri e lettere troviamo a partire da sinistra verso destra in quasi tutti i casi, ma ogni brand, ogni casa fa diciamo quello che vuole. In generale troviamo solitamente indicati il brand con delle lettere, sono due o tre lettere, poi il codice che riguarda il modello dell'occhiale, il codice che riguarda il colore e poi i tre numeri di cui vi voglio parlare oggi, che sono il calibro, cioè la misura del diametro orizzontale della lente, il ponte, che è la distanza tra le lenti, e l'ultima misura importante è la lunghezza dell'asta, o meglio delle due aste, visto che in un occhiale ne abbiamo sempre due. Queste tre misure sono espresse sempre in millimetri e ovviamente non sempre sono sull'asticella sinistra, le possiamo trovare anche sulla destra, vediamo se qui ne ho uno, esatto, qui sono su quella destra, oppure addirittura in alcuni modelli sono sulla parte frontale, vedete come qua sono lì davanti. Quindi il primo valore, che in questo caso è 50, è il calibro, che è la misura della lente dalla montatura fino alla fine dell'occhiale, quindi possiamo dire che è l'ampiezza della lente. Il numero in pratica di questa misura ci serve per capire quanto è grande, quanto è larga la lente e quindi capire se può andare bene o meglio per la nostra tipologia di viso. Alcuni ad esempio utilizzano per capire se è una lente standard o va oltre lo standard normale il trucco della carta di credito, cioè si mettono la carta di credito davanti, diciamo a metà del naso, e vedono se la fine del proprio occhio finisce alla fine della carta di credito oppure se va oltre o rimane all'interno, e così riescono a capire se è la misura standard oppure hanno bisogno di una lente più larga o più stretta. Quindi possiamo dire che è un parametro prettamente estetico. Ad esempio un diametro piccolo 47-48 ci dice che la lente è piccola, quindi può andare bene per un viso piccolo, molto spesso per una donna, quindi possiamo dire che è l'ampiezza della lente. O se uno vuole utilizzare un occhiale alla John Lennon, come ad esempio questi qui sono un 48 ad esempio, vedete? Questi la mia ragazza li odia perché dice che non mi stanno bene, ma a me piacciono tantissimo, soprattutto quando vesto elegante.
e mi piacciono veramente tanto sfumati sul viola. Invece un diametro più grande, ad esempio 51, 53, 55, si addice di più a un uomo, un maschio, perché solitamente noi uomini abbiamo il viso più largo e più grande, e quindi si tratta appunto di una lente con un'ampiezza di diametro orizzontale più ampio per visi grandi, e spesso viene usato per i modelli a goccia o per i modelli da diva, tipo questi rubati anche questi a Martina. Passiamo quindi alla seconda misura, che è quella forse più importante delle tre, che è il parametro che trovate dopo il quadratino solitamente. In questo caso è 22 ed indica l'ampiezza del ponte, che è questo spazio qui, vedete? Questo, ossia la distanza che intercorre tra le due lenti, e solitamente si attesta tra i 12 e i 26 mm. Ed è un parametro che è molto importante perché definisce come l'occhiale ci calzerà sul setto nasale. Quindi, ad esempio, se l'occhiale avrà un'ampiezza del ponte esagerata per il nostro viso, potrà accadere che l'occhiale scenda troppo in avanti, e quindi facendo questo movimento l'occhiale faccia così, perché essendo troppo largo e magari senza naselli succeda questa cosa qui, molto molto fastidiosa. Altra cosa potrebbe capitare, guardando questa parte qua, che l'occhiale, la lente, vada a toccare la guancia. Questo può capitare anche per una scelta di lenti sbagliata, quindi è una lente troppo larga, troppo grande, che vada ad appoggiare sulle guance. In questo caso si rischia un'irritazione o comunque un fastidio, perché pensate voi avere un occhiale che poggia sulle guance, molto molto fastidioso. Per questo è importantissimo guardare sì la prima misura, quindi il diametro della lente, che però è più che altro la misura, come abbiamo detto, del diametro orizzontale. Più che altro è importante questa seconda misura, cioè il ponte. Il terzo valore è quello dedicato all'asta, cioè al braccio dell'occhiale, che è questa parte qui, e in questo caso è di 140, che è esattamente la misura che serve a me. Voi pensate di avere una linea orizzontale, in questo caso anche non troppo immaginaria, dalla fine della montatura frontale fino al vostro orecchio. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Vedete questa linea qua che finisce qui dietro, vedete che l'asticella fa la curva esattamente subito dopo il mio orecchio, vedete qua subito. Questo è molto importante per evitare che l'occhiale vada in avanti e rimanga ben fermo quando si fanno movimenti, ci si china eccetera, e non dia fastidio, perché se ovviamente la curvatura non è troppo accentuata rischiamo che l'occhiale scenda e caschi, se invece è troppo accentuata rischiamo che ci dia fastidio. Adesso vi faccio un esempio, se guardiamo questi occhiali qui, non erano della mia misura, io però ci tenevo molto ad averli, gli ho fatto cambiare lenti, vedete hanno questa lente sull'azzurro, per me molto bella, sfumata, ecco, e visto che non erano della mia misura ma avevano l'asticella più corta, adesso sentendo, non so se si apprezza in video, però finiva qua l'asticella, vedete, molto prima di dove in realtà l'ho fatta finire, vedete? Quindi cosa sarebbe successo? L'orecchio sarebbe stato tutto accartocciato, così come ne ho uno che ho ereditato, questo ad esempio, vedete che l'orecchio un po' mi va in avanti, perché? Perché è corto, vedete, finisce qua e il mio orecchio in realtà finisce qui. Quindi cosa fa? L'orecchio viene schiacciato in avanti. Per evitare che questo succeda bisognerebbe rimodellare la curvatura ed eliminare un po' questo gioco qua. È molto importante che troviate la vostra lunghezza.
Se doveste trovare in un mercatino vintage, come spesso a me accade, un occhiale di cui proprio vi innamorate e non potete fare a meno che comprarlo, il consiglio è quello di andare da un ottico di fiducia e farvi mettere a posto l'asticella. Perché delle tre misure questa è quella su cui si può lavorare ed intervenire. Con diciamo questa tipologia di occhiali qui, dove diciamo abbiamo una stanghetta in metallo, possiamo intervenire anche noi, stando molto attenti con fermezza ma delicatezza, anche magari facendo delle piccole oscillazioni, e pian pianino riusciamo a modellarla come vogliamo noi. Vedete? Questa mi calza perfettamente, mi finisce esattamente qua, guardate, e quindi riusciamo a metterla a posto noi. Quelli in acetato, poliammide o altri materiali plastici è più facile se li date al vostro ottico o a un qualsiasi ottico che li scalderà un po' e li modellerà sul vostro orecchio, in modo tale che possiate utilizzarli anche se non sono della vostra misura. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi dato un'informazione di cui non sapevate l'esistenza. Se la conoscevate già, scrivetemelo nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un commento qui sotto dicendo cosa vi è piaciuto e cosa vorreste vedere nei prossimi video. Grazie e ciao! E vi ringrazio, ricordatevi di iscrivervi al canale, ricordatevi di iscrivervi al canale. Dov'è sto canale?